Baruffi Cars, appoggi ridenti. Nuovo importante traguardo per Livigno, che si appresta a vivere una nuova avventura grazie alla presentazione della candidatura a Paese Europeo dello Sport 2019. Proprio oggi si è conclusa la visita della Commissione ACES Italia, che dopo 3 giorni di sopralluoghi sugli impianti sportivi della località, sulle attività rivolte sia ai professionisti che alla popolazione locale, con particolare riferimento ai bambini, agli anziani e disabili, ha inviato a Bruxelles la propria valutazione. Una visita che ha permesso di sottolineare la vocazione sportiva del comune, come ha messo in luce il vice sindaco Remo Galli. Diciamo che Livigno ha investito nello sport, è un percorso che è partito qualche anno fa. Crediamo che lo sport rappresenti un'importanza turistica di sviluppo e in questo senso noi andiamo a sviluppare questi mesi passati, ma anche in futuro, delle nuove strutture per dare un servizio a tutti gli atleti, a tutti quelli che vorranno venire da noi a conoscere la nostra località e anche allenarsi. Il valore della candidatura è stata messa in luce da Enrico Cimaschi, presidente della Commissione ACES Europa. È una candidatura non di immagine, è una candidatura vera, con impianti veri e con una politica sportiva vera. Avete un tasso di sportività della popolazione elevato, sicuramente anche grazie a tanti bambini e così via, ma non vi fermate e cercate appunto di investire sempre di più in quest'ottica qui. Presente alla conferenza anche Luca Moretti, presidente dell'APT di Livigno, che si è soffermato sul valore turistico dello sport, il sindaco di Tirano Franco Spada e Franco Angelini, assessore con delega allo sport della provincia di Sondrio, a sottolineare la sinergia fra provincia e comune. L'esito della candidatura sarà reso noto per il 25 agosto in occasione del Palio delle Contrade One Key Shot, dopo il vaglio della Commissione Europea.